Allora, questa sera abbiamo l'onore di avere in sala Claudio Lauretta, che è uno dei più bravi comici che ci sono in Italia. Dico solo quello che ha fatto, Striscia la Notizia, lo ricordate come giudice di Pietro, poi ha fatto Maurizio Costanzo Show, Colorado Caffè, Marchette sulla 7 con Chiambretti, attualmente sta lavorando a Radio DJ, fa delle imitazioni davvero spassose. Se no... È impegnato. Poi del resto questo è uno spettacolo per i bambini, quindi va benissimo così. Allora, prima di iniziare, io ecco. Arrivo, passo di qua. Benissimo. Io non voglio rubare tempo adesso. Grazie innanzitutto di avermi invitato. Per me è un grande onore essere qua questa sera, soprattutto anche perché ci ho lavorato un paio di volte qua, quindi insomma ho dei bei ricordi. Grazie di cuore veramente, un buon proseguimento a tutti quanti e cerchiamo di fare dei grandi applausi ai ragazzi che si stanno per esibire. Grazie. Prima di iniziare volevamo dire un grazie speciale, un ricordo speciale di Roberto. Io abbiamo qui in prima fila la Faina. Chiedere di salire sul palco Don Gianluca e la presidente dell'AGAL, che adesso, per chi non conoscesse AGAL, l'Associazione Genitori ed Amici del Bambino Leucemico, sentiamo la signora presidente, presidentessa, come si dice, non lo so, appunto, così spiega la signora Clara, ecco. Così dice due parole sul gruppo, sull'associazione, e presenta appunto questa associazione a cui voi oggi avete donato, pagando questo biglietto, una piccola offerta. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Senza applausi, perché è una cosa, il volontariato, che non ha bisogno di applausi. Poche parole per dirvi cosa fa la nostra associazione, che significa appunto Associazione Genitori Amici del Bambino Leucemico. Nasce 28 anni fa all'interno della clinica pediatrica del Policlinico San Matteo, dove tuttora abbiamo la nostra sede. La finalità più importante della nostra associazione è aiutare quelle famiglie più disagiate dal punto di vista economico, che vengono appunto a curare i loro bambini all'oncoematologia pediatrica del Policlinico appunto del San Matteo di Pavia. Famiglie che vengono un po' non solo da tutta Italia, ma anche da molti paesi esteri, come per esempio il Nord Africa, l'Ucraina, la Romania, il Venezuela, proprio perché l'oncomatologia di Pavia rappresenta un centro di riferimento per la cura di queste malattie. I periodi di permanenza di queste famiglie sono molto lunghi, variano dai 6 agli 8 mesi all'anno, un anno e mezzo, due, pensate che noi abbiamo famiglie ospitate da noi anche da 3 anni, questo per farvi capire quanto sia lungo il periodo di permanenza di queste famiglie. Quindi noi ospitiamo queste famiglie nelle nostre case alloggio, ogni anno ospitiamo circa una 50ina di famiglie e pensiamo al loro trasporto dalle case al day hospital e ritorno. Facciamo circa 6.000 trasporti l'anno. Questo per noi è un grosso sforzo dal punto di vista economico ed organizzativo, perché una delle prerogative della nostra associazione è di offrire questi servizi del tutto gratuitamente. Quindi voi pensate al grosso sforzo economico che noi dobbiamo sostenere. Non voglio trattenervi a lungo, soltanto chi, vedo che molti di voi hanno in mano il nostro giornalino, vi invito a visitare il nostro sito, che è www.associazioneaga.org, dove troverete innanzitutto tutte le notizie che riguardano la nostra associazione e poi le modalità con cui potrete aiutarci. Una cosa molto importante per chi ancora non avesse deciso la destinazione del 5 per 1000, una vostra piccola firma sulla dichiarazione molto potrebbe aiutare la nostra associazione. Un'altra iniziativa molto bella che abbiamo sono le nostre bomboniere solidali, un modo per aiutare l'associazione in un periodo di, non so, tipo matrimonio, lauree, battesimi. Non so, sta a voi, ecco, scegliere la modalità, se vorrete, con cui potrete aiutare la nostra associazione. Io vi ringrazio di essere qui oggi, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione di questo spettacolo. Vi aspetto Pavia, a trovare.
andarci a vedere come lavora l'associazione AGA. Grazie ancora. Buonanotte a tutti!